non possiamo rinunciare ad avere fiducia in noi stessi e nel nostro futuro. Auguri. La criminalità continua a colpire in città, il silenzio della notte appena trascorsa è stato violato nel rione San Pio, in particolare in via Ettore D'Amore, 9 colpi di pistola hanno mandato in frantumi la vetrata del portone di un condominio che sorge in quella via al civico 18. Ad intervenire sul posto le volanti della polizia e i colleghi della scientifica che stanno esaminando i bossoli ritrovati sul marciapiede all'interno del portone, intanto gli agenti stanno recuperando le immagini di videosorveglianza presenti in zona. Un'esplosione di piccole dimensioni che però ha provocato un forte boato, questa è stata la sorpresa con cui alcuni cittadini di Surbo si sono svegliati nel bel mezzo della scorsa notte. Una bomba carta, un petardo di grosse dimensioni è stata posta sotto l'autovettura, una Fiat Panda di colore rosa, di proprietà della moglie di un imprenditore surbino, un tale Vincenzo Perrone, 58enne proprietario della ditta edile che porta il suo stesso nome. L'auto è stata danneggiata, mentre lievi sono stati i danni ad abitazioni e mezzi che si trovavano nei paraggi. Restano da scoprire i protagonisti del gesto e il movente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto. L'ammodernamento delle FSE e la loro trasformazione in metropolitana di superficie, questo è l'argomento della conferenza stampa convocata su iniziativa dei consiglieri regionali Aurelio Gianfreda e Salvatore Negro presso gli uffici della Regione Puglia di Viale Aldomoro a Lecce. Insieme all'assessore alla programmazione Loredana Capone, tanti consiglieri regionali presenti, sia di maggioranza che di opposizione, per commentare il cofinanziamento dell'Unione Europea che renderà possibile l'ammodernamento della rete delle ferrovie sud-est su numerose tratte e consentirà, tra l'altro, l'acquisto di 4 nuovi treni. La voce è unanime, il trasporto pubblico locale è un fattore cruciale per lo sviluppo del territorio. Dopo la convincente prestazione di Nocera, dove i giallorossi, grazie al successo, si sono issati momentaneamente al quarto posto in classifica, domani è in programma l'ultima giornata del girone di andata del torneo di Lega Pro. Questo turno non vedrà il Lecce scendere in campo, in quanto gli uomini di Lerda dovranno scontare un turno di riposo. Nonostante il buon momento di forma che sta vivendo la compagine di Capitan Miccoli, la pausa anticipata giunge al momento giusto perché lo stop dovrà l'opportunità di ricaricare le pile e soprattutto di recuperare qualche giocatore non in perfette condizioni fisiche. Intanto domani i giallorossi attendono alla finestra e sperano. In programma infatti ci sarà lo scontro ai piani alti della classifica tra Frosinone e Perugia. Certamente un pareggio farebbe trascorrere vacanze ancora più felici.